Per gli amici lettori di Vivi Casagiove, questa sera in questa splendida location, che dunque fra poco accoglierà la presentazione del libro di Ottavio Chiavaroli, siamo con il primo cittadino, il sindaco dottor Elpidio Russo. Allora sindaco, le chiedo subito, motivo d'orgoglio questa sera ospitare questo evento qui a Casagiove? Certamente questo evento organizzato in questa splendida struttura oratoriale rappresenta per me, ma anche per tutti i cittadini di Casagiove, motivo di grande orgoglio, sia perché Ottavio ci presenterà un'opera ricca di significato e sia perché questa sera sul nostro territorio avremo il piacere, anzi dico l'onore, di ospitare due grandi personalità, e mi riferisco a donna Aniello Manganiello e a padre Ezio Fortunato, che nella loro missione, perché Don Aniello è sacerdote, Don Enzo è un frate francescano, si sono sempre impegnati nella lotta alla criminalità. Don Aniello lo si riconosce perché è soprannominato, giustamente, perché ha sempre lottato alla criminalità, il sacerdote anticamorra. E poi altro egregio ospite, padre Fortunato, che è un valente giornalista e, se la mente non mi inganna, è stato anche vincitore di un premio nazionale di giornalismo. Lei ha avuto modo di conoscere Ottavio, qual è il messaggio che lascia questa esperienza di questa persona? Sì, ho avuto modo di conoscere Ottavio circa 2 mesi or sono, e sin dal primo momento mi ha colpito la sua storia. È un giovane che trasmette grandi emozioni derivanti dalle sue vicissitudini miracolose di cui è stato protagonista. È un giovane che merita la massima attenzione e il massimo rispetto, perché lui è diffusore di fede, è diventato un magnifico portatore dell'amore di Dio. Qual è il messaggio di fede e di speranza che può lasciare questo evento artistico-culturale qui questa sera? Il messaggio di fede è chiaro a tutti. La fede è un qualche cosa, come già ho avuto modo di dire in qualche altra circostanza, è un qualche cosa che non si può acquistare, non si può comprare, ma la fede deve nascere interiormente, la fede arricchisce. Il messaggio di speranza è quello di continuare ad andare avanti, combattere, mai demordere, e cercare sempre di difendersi in modo egregio. Solo così potremo sperare noi tutti in un futuro migliore. Bene, allora ringraziamo il primo cittadino Elpidio Russo e un saluto agli amici elettori che ci seguono da casa. Beh, io spero che questa sera la cittadinanza di Casagiove sia abbastanza presente, perché, ripeto, è un evento che merita la massima attenzione. Ai miei concittadini dico: abbiate fede, abbiate fiducia. Guai se dovesse mancare la fede e la fiducia, significa morire. Siccome io sono convinto e credo di interpretare il fedele pensiero di tutti quanti voi, noi siamo fiduciosi e siamo ricchi di speranza. Grazie.